io non voglio che mai grosso sta chiesa, ma all'epoca 5.000 abitanti. Non era troppo grosso. Eppure, vedo, me l'ha già studiato, me l'ha già visto, però non mi faccio la capace, come San Vicenzo facendo fare una chiesa così grossa. La chiesa precedentemente era molto più piccola. Evidentemente San Vincenzo Romano previde l'espansione della città e fece fare una chiesa così grande e disse ai pochi torresi che gli chiesero: padre, abbiamo fatto una chiesa così grande, siamo poche anime. Disse: verrà un giorno che non tutti i torresi entreranno in questa chiesa. E così è stato. E in questa chiesa sono entrati due papa, Pio IX e Giovanni Paolo II. 1849 Pio IX, 1854 il dogma dell'Immacolata, 1849 Pio IX e 1990 Giovanni Paolo II. È certo che in questa chiesa ne è passata di storia. La leggenda dice che al Calastro sbarcò nel suo viaggio verso Roma San Pietro, che poi mille anni dopo era essere una chiesa, San Pietro e Paolo, che si trova via Cupo Ospedale, che poi prima o poi andremo a vedere e faremo un servizio su questa chiesa. Dimmi, padre Pietro. No, guarda qua, lo stesso buco che sta da quell'altra parte. Questi fori, da lì scende una corda che serve a alzare gli arazzi di paratura. Cioè, per i paratori. Dei paratori per apparare a chiese. Così dicevi, da apparare a chiese. Sono molto pesanti. Quindi è un sistema fatto già all'epoca come alzare queste parature. E quel foro, ce ne sono quattro. Originali della chiesa. Perché sono stati rifatti sicuramente, perché nel 1825 la cupola crollò. Ah, ecco. La cupola è stata rifatta e i lavori sono finiti nel 1836. Inaugurarono la cupola e fecero il pavimento nuovo, la pavimentazione nuova a Santa Croce. E c'è tutto questo è scritto, su questa lapide. L'inaugurazione della cupola e del pavimento. Purtroppo non si riesce a leggere. Il calpestio delle persone di vedere hanno cancellato i caratteri. Però si può distinguere, si riesce a distinguere il disegno di uno stemma araldico e sicuramente lì c'è lo stemma antico di Torre del Greco o quantomeno quello della collegiata di Santa Croce. Tutto sotto una corona farnesiana che sappiamo essere la corona della casa reale dei Borbone. E qui ci deve essere lo stemma che dovrebbe essere, si vedono i lineamenti, quelli di una torre, il disegno di una torre. Rotonda. Rotondo, quadrato che sia, non so, perché bisognerebbe fare come il gioco della settimana enigmistica, unire i puntini e vedere cosa ne viene fuori. E poi qui c'è scritto tutto dell'inaugurazione della cupola e del rifacimento del pavimento della basilica. E prima cosa c'era prima del pavimento? Probabilmente c'erano delle tigiole in cotto, probabilmente. Non ci è dato sapere. Purtroppo in archivio non ho trovato ancora tanta documentazione, non ho visto tutto l'archivio, tutta la documentazione. Piero, dove si trova questo archivio? L'archivio si trova in sacrestia, l'archivio storico della Basilica di Santa Croce. Un'altra cosa, Piero, la vecchia chiesa sono 200 anni che è stata distrutta più o meno
però non sappiamo l'esatta posizione che si trova. Si possono fare delle ipotesi, però come testimonianza scritta, come era, non ci sta. È un poco, cioè, 200 anni di storia per gli archeologi non sono niente, perché sappiamo notizie molto più antiche, ma di questa chiesa non c'è. Come mai? No, appunto è un problema. No, le testimonianze scritte ci sono, perché ci sono le sante visite che compivano periodicamente gli arcivescovi alla diocesi. E le sante visite di cui abbiamo materiale partono dal 1599, dalla fine del 500 praticamente, quando cominciarono dopo il Concilio di Trento le ispezioni, perché queste erano alla fin fine le sante visite, ed erano delle relazioni che venivano presentate dai parroci. E su queste relazioni c'era una descrizione minuziosa della chiesa, non solo parrocchiale, ma anche di tutte le chiese del territorio, descrizioni del territorio sulla popolazione, quante anime, quanti maschi, quante femmine, un po' una specie di censimento. E abbiamo notizie sulla posizione della vecchia Santa Croce. E la vecchia Santa Croce viene descritta con prospetto rivolto ad oriente, quindi ad est. In pratica l'accesso della vecchia Santa Croce era di fronte a noi da quella parte, verso in quella via direzione. Falanga. Sì, verso la strada Falanga. Che poi questa strada via Falanga, questa strada che partiva da piazza Santa Croce, era in linea retta con via Cappuccini. Sì, e rifacendo la nuova chiesa più grande è stata spostata questa strada. Esatto, strada Falanga, la denominazione è tutta attuale, tutta nostra, ma all'epoca era un intero quartiere. Cioè la strada Falanga con i caseggiari a destra e a sinistra costituiva uno dei cinque quartieri di Torre del Greco, appunto il quartiere Falanga. E l'ospedale che era a Santa Maria dell'Ospedale, lì, era detto anche l'ospedale dei Falanga, quindi era proprio tutto il quartiere. Dicevamo, l'ingresso della vecchia Santa Croce doveva essere da quella parte e in corrispondenza dall'altra, della cappella, non questa di Santa, la cappella di San Giuseppe che possiamo vedere lì, e quella seguente di San Francesco di Sales, lì con ogni probabilità c'era l'altare maggiore. In questa cappella, negli anni 50, quando ero piccolo e venivo con mia madre, c'erano le sedie di paglia, dette le sedie della chiesa. I banchi non c'erano ancora e i fedeli, quando entravano con un'offerta di 5 lire, prendevano la sedia e si andavano a sedere in chiesa, mettendosi in ordine man mano che arrivavano. Piero, ma quanta norma, ma chi sono? Questi qua sono tutti i caduti della prima guerra mondiale, sono le lapidi che ricordano i caduti torresi della prima guerra mondiale. Quanto ne sono? 509, 510, una cosa simile comunque, non li ho mai contati, però c'è stato chi l'ha fatto, ma pare Ciro di Cristo, il professor Ciro di Cristo. E in questa cappella sono ricordati, e gli stessi nomi stanno sul monumento in Villa Comunale e stanno in minima parte, perché lo spazio di le lapidi sono più piccole, nella chiesa del Carmine. È usanza dei torresi entrare in questa chiesa, la chiesa di Santa Croce, che è la chiesa di Santa Croce è la nostra casa. Infatti vedete sempre un sacco di ragazzi che giocano fuori, un sacco di ammuina, però è una cosa normale per noi. Quindi ogni turista che entra si fa il giro delle navate lungo la chiesa, prega, chiede una grazia, ma più vicino a questa chiesa si soffermano maggiormente.
perché l'Immacolata è la madre dei Torrisi, di noi Torrisi, che infatti l'8 dicembre 1861, dice la storia, la leggenda, che fermò la lava che stava distruggendo Torre dei Greco, e da quel giorno in poi, l'anno dopo di quel giorno, i Torrisi fecero un voto di portare, di fare un carro e di portarlo per la città come segno di devozione. È molto sentito. Quest'anno purtroppo non si è potuto fare, speriamo di farlo, cioè l'anno 2020 non si è potuto fare, speriamo di farlo quest'anno molto più grande e con molto più fede. Piero, ma questo affresco, questo è un affresco, una tela, cosa rappresenta? Questa tela rappresenta l'invenzione della croce, cioè il ritrovamento della croce da parte di Sant'Elena, che vediamo raffigurata in ginocchio a mani giunte, e il vescovo di Gerusalemme, il vescovo Makarios, che indica la vera croce, indica ai fedeli la vera croce di Cristo. Questa tela è stata realizzata nel 1833 dal pittore Ciappa, Raffaele Ciappa, se non sbaglio. In questa cappella del crocifisso c'è una statua di Suor Maria Francesca dalle Cinque Piaghe. Praticamente è una santa vissuta nel 1700, si trova a Napoli, la chiesa si trova a Napoli, e sarebbe quella famosa santa del miracolo della sedia, cioè tutte le donne sposate che non riescono a avere figli e riuscire ad essere incinta, la leggenda, la storia dice che sedendosi sulla sedia ottengono il miracolo e la grazia, però con una raccomandazione delle suore che dicono: guardate, bisogna sedere sulla sedia ma avere una grande fede, i miracoli non ci sono stati, ma dalle grazie che sono esposte in questa cappella che si trova a via Tre Re, significa che i miracoli ci sono, qualche grazia è stata. Quando ero piccolo era sempre scura, faceva paura e me ne scappavo. Ma che è sta cappella? Io da piccolo avevo paura ed è sempre scura. Ma è bellissimo. Ci troviamo in uno dei luoghi più belli, secondo me, della Basilica di Santa Croce. E questa qua è la cappella bizantina, chiamata così perché è stato preso lo stile bizantino per la realizzazione. Stiamo parlando di uno stile del 400, e la realizzazione è stata effettuata nei primi anni del 900 da parte, coordinante il progetto e la realizzazione, Enrico Taverna, che è stato uno dei più grandi direttori della scuola del corallo a Torre del Greco. Enrico Taverna era torinese, aveva delle idee abbastanza moderne, infatti è stato anche autore per moltissimi anni del carro dell'Immacolata. Questa cappella raccoglie non solo il senso di pace, e devo dire tutta la sua maestosità attraverso di loro, gli stucchi abilmente eseguiti, ma stiamo parlando di un lavoro degli inizi del Novecento mirabile, e custodisce una scheggia del legno della croce. Sarebbe quella là? Sarebbe quella là. Una scheggia della Santa Croce. Una scheggia della Santa Croce. Mm-hmm. Questa è la promessa. Io credo che molti torinesi loro sanno questo. E noi siamo qui per farglielo sentire. Le porte affrescate, gli stucchi ripercorrono questo stile meraviglioso che, se
secondo me a Torre del Greco, se non fosse stato per Enrico Taverna, sarebbe stato introvabile. Non è un Torino, era di Torino. Enrico Taverna era di Torino, sì, è arrivato a Torre del Greco nel 1886 per dirigere la scuola del Corallo e portò innovazione, arte e la maestria che oggi vediamo in alcune opere. La portò a un livello mondiale. A un livello mondiale. Ci sono anche visite di reali. Nel 1933, quella più considerevole secondo me, è stata la visita di Umberto II di Savoia con Maria José, sua consorte. Stiamo parlando in quegli anni di varie realizzazioni e C'è stata anche la visita dell'erede al trono dell'impero giapponese. Sì, l'erede al trono dell'impero giapponese nel 1921, che il principe Hirohito, dobbiamo dire, è stata una delle visite considerevoli con vari funzionari del Giappone. Stiamo parlando di un'epoca dove Torre del Greco era un polo, era un centro dedito alla lavorazione del corallo, ma di ambito non nazionale, internazionale. Quindi noi non abbiamo niente da invidiare a città famose delle nostre vicine. Siamo molto superiori. Qui ci vorrebbe solo una buona amministrazione di cultura per rivalutare Torre del Greco. Che curasse magari questi piccoli tesori che oggi sono sconosciuti. Noi purtroppo stiamo, attraverso una serie di ricerche d'archivio e iconografiche, stiamo ricostruendo le vicende e la realizzazione della cappella bizantina di Santa Croce. Ecco, appunto, Edoardo è uno studioso in erba, i suoi 21 anni ce li ha, è un giovanotto, un uomo. Io direi un genio della cultura torinese. È un grande studioso delle pietre antiche, degli argenti, degli ori antichi, del gioiello antico, e in particolare ha dedicato uno studio e sta studiando tuttora questa cappella, questa magnifica cappella. Con il contributo di Piero, devo dire che è un valente amico per quanto riguarda le ricerche d'archivio, stiamo procedendo a piccoli passi, però con esiti notevolissimi, devo dire. Sempre cum magno labore qui. Si impara sempre con grande fatica, dicevano i latini. E abbiamo anticipato già qualcosa e quando era tu. Guarda che c'è qui. Bellissima. Capolavoro in tutti i sensi, non ha nulla da invidiare alle statue che sono presenti in Santa Croce, che è mirabilmente scolpite dalla mano del Verzilla. Ma per questa storia più dettagliata dobbiamo chiedere a uno studioso, a Carlo Boccia. Carlo, che cos'è questa statua? Questa statua non è di questa chiesa, ma è della Cienza Santa Maria di Costantinopoli. La storia è del 1500. Dovete sapere che quando i pescatori di corallo andavano a pesca potevano essere catturati dai saraceni, e c'era un corsaro, Andrea Maldacena, era il terrore di questi saraceni, e difendeva i torresi, i pescatori di corallo, e in una di queste scorrerie trovò su una nave saracena questa statua. Non si sa da dove la presero i turchi, i barbi, i saraceni, non si sa. Quindi la portò a Torre del Greco e la mise nel castello baronale. Fecero una cappella e molti turresi la andavano a venerare. Per la forte venerazione i Carafa decisero di fare una chiesa, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, a pochi passi dal castello. La leggenda vuole che portando in processione la statua diventò così pesante, si fermò in quel posto e così decise di fare proprio in quel posto la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Da poco è stata la facciata, il portone è stata restaurata.